Allora, Fabio, un gol, adesso ricominci a sentire il rumore dell'erba, nel senso del Sì, campo. condolenza. Vabbè, siamo una città aperta, però non lo so. E, no, come ti senti? No, di sicuro la posizione adesso mi sta aiutando a trovare il gol. Purtroppo nel momento migliore mio ho avuto un infortunio che mi ha un po' bloccato, adesso sto ritrovando la forma e stanno andando bene le cose. Senti, è un Parma che sempre, l'ho detto anche, l'ho chiesto anche a lui, che sembra sempre più forte. Sì, perché vabbè, mettiamoci anche la componente che adesso abbiamo anche la mente un po' più sgombra, possiamo anche rischiare qualcosina in più, però siamo una squadra nettamente in crescita nelle ultime uscite, abbiamo vinto, ma abbiamo giocato veramente un ottimo calcio. All'interno di questo ottimo calcio, tra virgolette, gli esperti anche loro stanno salendo nelle quotazioni. E me È la l'odore di fine stagione, l'odore di fine stagione, ecco. magari siamo una squadra anche abbastanza leggera davanti, quindi i primi caldi, i campi asciutti, veniamo fuori noi piccolini, quindi ci sono tante componenti, cioè che ognuno di noi si sente in discussione, quindi vuole dimostrare qualcosa in più. La cosa che mi piace sottolineare che comunque tutti, nonostante tutto, stanno pensando sempre di più alla squadra che al proprio orticello. Fabio, dal punto di vista anche del ruolo in campo, Apolloni nelle ultime conferenze stampa ha sottolineato quella che era la tua predisposizione a provarli un po' tutti, nel senso a prestarti a proposito di non pensare al tuo porticello, ora però stai anche dimostrando che No, nella tua condizione. adesso mi sto divertendo. Ho sentito anche io nei commenti del mister che mi ha fatto i complimenti, ma penso che i complimenti vanno fatti un po' a tutti perché ognuno di noi si è sacrificato per la causa. Ho avuto una stagione dove il mister mi ha chiesto una determinata cosa e io avevo anche nelle caratteristiche di farlo. E l'ho fatto. In questo momento il mister ritiene giusto farmi giocare nella posizione che io prediligo e mi sto divertendo. Certamente mi sto divertendo e questo mi sta aiutando anche in fase realizzativa. Dal punto di vista del divertimento ti senti anche un po' sotto esame, tra virgolette, nel senso è la mia posizione, non ti viene in mente No, magari. non mi viene in mente perché la nostra carriera è sempre essere sotto esame, quindi penso che più ci pensi e più sei bloccato. Siamo abbastanza esperti, abbiamo tutti vinto dei campionati in D, abbiamo tutti giocato chi più chi meno in Lega Pro. Personalmente non mi ricordo, ma comunque 150, forse più di più presenze in Lega Pro le ho. Siamo sempre sotto esame, quindi non è una cosa che mi preoccupa. Io in questo momento sto andando solamente in campo e il mister mi ha messo nelle condizioni di poter esprimere quelli che sono i miei valori e io lo sto facendo. L'ultima parte mia per quanto riguarda lo scudetto, che è il prossimo ostacolo che Parma dovrà affrontare. Tu cosa preferiresti? Giocare subito i 15 e tra di me, oppure una settimana di non neanche riposo, perché poi vi continuate a allenare, però di stacco potrebbe essere utile. Quando l'ho giocata io la prima volta, l'avevo scudetto, che tra l'altro l'abbiamo anche vinta, si giocava domenica, mercoledì, domenica, quindi non si sentiva tanto lo stacco. È normale che fare una partita, poi nel caso di riposare e rifarne un'altra, può essere un pochino pericoloso. Farne due di fila sarebbe meglio. E conoscendo il regolamento, se giochi la prima devi per forza saltarla l'altra perché devi fare il risultato. Quindi, abbiamo dimostrato che anche mentalmente ci siamo, quindi qualsiasi soluzione verrà presa, noi l'accettiamo e andiamo in campo perché, ripeto, dobbiamo portare avanti un nome, un marchio, una maglia importante, lo dobbiamo fare nel migliore dei modi. Fabio, a parte che segnare nel secondo tempo non conviene, perché mentre stai ancora risultando, è successo a Mazzocchi, a Ravenna, è successo a te Si oggi, esce. sì, quindi forse non conviene più di tanto, però a parte gli scherzi, lì davanti avete comunque cambiato modo di
lungo tutto il campionato. All'inizio c'era molta più prevedibilità, ognuno nella sua posizione. Oggi avete dato dimostrazione veramente di non dare punti di riferimento, di scambiarvi l'uno con l'altro, ed è forse il modo migliore anche quando giochi con difese un po' guardinghe per riuscire a scardinarlo. Sì, sono d'accordo. Diciamo che questo tipo di gioco con i tre trequartisti che si cambiavano lo facevamo quando poi si è infortunato Longo, Musetti stava male, Guazzo pure, quindi siamo stati costretti a giocare con una prima punta che non è tanto prima punta, tipo Bagai, quindi ce l'abbiamo nelle corde perché ognuno di noi riesce ad adattarsi in un ruolo diverso, e questo è, come dicevi te, è fondamentale perché poi non dai punti di riferimento. E poi mettiamoci anche il fatto che in questo momento stiamo giocando con la mente sgombra e viene tutto più semplice. Siete a posto, avete altre domande? L'ho fatto l'autografo.